l'estate sta finendo. Quando arriva è il segno che, come cantavano i Righiera, l'estate sta finendo. E un anno se ne va. È la fiera di San Bartolomeo di Fano, una delle più antiche del territorio. La raccolta di bandi che si trova nella biblioteca federiciana parla addirittura dell'8 aprile del 1457, quando Fano era ancora soggettata al dominio della signoria dei Malatesta. In quel periodo veniva indetta la fiera per l'anno 1458 per un periodo di 15 giorni. Ad oggi 15 giorni sono diventati 3, tranne un fugace esperimento dello scorso anno di 2 giorni. Quest'anno invece si è tornati al classico. Per 3 giorni, a partire da oggi, la Sassonia si riempie di espositori. Ad essere immutato dal Medioevo ad oggi è l'essenza della fiera, in cui le cipolle ne sono il simbolo, perché con un altro bando del 1500, per impedire il bagarinaggio delle cipolle che ancora oggi si usa vendere durante la fiera, si faceva divieto a chiunque di comprare cipolle nel territorio di Fano allo scopo di rivenderle nei giorni di fiera. La cipolla di Suasa è una cipolla diuretica che si digerisce bene e quindi non ritorna come fanno altre cipolle, e è proprio testata, la trovate su internet dappertutto, è una cipolla che si consuma cotta e cruda, si mantiene bene per l'inverno e più di così non so che dire. 240 le postazioni andate presto esaurite nella mattinata di oggi dagli espositori che hanno affollato la postazione allestita nello yacht di via Le Battisti. 20% di carattere alimentare e 80% di vario genere gli espositori presenti quest'anno. Guardate qui quante granite e quanti gusti avete a disposizione. Chi va in fiera poi ci trova ciò che si aspetta di trovare. Infatti, frequentando questa mattina i banchi della fiera, è tutto un tripudio di proposte commerciali di cui gli abili e convincenti dimostratori ci convinceranno che non potremo farne assolutamente a meno, ma che poi, una volta nelle nostre case, diventeranno quasi immancabilmente degli accumulatori di polvere, come i panni magici o i frullatori dalle funzioni strabilianti, e per non parlare poi dell'immancabile novità. Quest'anno la più ecologica delle macchine aspiratutto, la Turbo, ad energia umana. Quindi mi auguro che anche oggi queste 3 giornate siano bellissime, sia per i turisti, per i cittadini e per gli operatori che sono venuti qua. E abbiamo riportato la fiera ai 3 giorni, quella che i fanesi sempre se l'aspettano. Giorgio, 50 anni di fiera. Anche di più. Com'è cambiata nel tempo la fiera? Sempre uguale o più o meno? No, non è uguale. Oggi è una fiera. Prima era un pochettino di fiera che si faceva in città, e dopo piano piano scesi al mare e insomma, si è ingrandita sempre di più. Da Rimini sin qua per la fiera di San Bartolomeo. Ma guarda, è stato un caso, è una bella scoperta, perché noi siamo camperisti e veniamo spesso a Fano. E qui ci siamo fermati ad acquistare in questo banco perché è importante valorizzare la tipicità di un territorio. Penso che se c'è una bancarella, un espositore, qualcuno che è onnipresente in tutte le fiere, in tutti i posti, in tutte le manifestazioni pubbliche, è le leccornie, i dolci, i croccanti. Certo. Va, insistiamo, ma ci credete? Calato molto, insomma. Perché? La dieta, la linea. Esatto, adesso sono tutti le varie cose, ma... Però se il prodotto è sano, il prodotto è buono. Poco, ma... Esatto, ancora tiriamo a campare, dai. Ecco, allora a venire qui dentro viene un po' di caldo, perché siamo circondati da pelle, pellicce, le temperature non sono... Però è un buon momento per fare buoni acquisti. No, sì, è un momento è buono perché diciamo abbiamo dei buoni prezzi, non sono prezzi invernali, ma diciamo facciamo in modo che il prezzo è più basso per incentivare poi il caldo, diciamo, a 40 gradi. Il pellicciotto anche colorato va tanto anche quest'anno, quindi? Tanto, colorato, blu, grigio, di tutti i colori. Vedo con le buste belle piene, avete già fatto i primi acquisti? Primi acquisti già fatti, sì. Appena arrivati, bam, subito. Appena arrivati, stamattina alle 8:30. Alle 8:30. Ma sì, perché comunque si gira meglio quando c'è poca gente. Hai ragione. Perché sennò... Si sceglie di più. Esatto. Cosa hai preso per farmi i fatti vostri? Ma ho preso dei cuscini, ho preso 2 magliette e abbiamo preso 2 sacche per andare a fare un giro in bicicletta. Quindi... Fantastico, da dove vieni? Pavia.